Buongiorno cari amici e benvenuti nel vostro programma alla scoperta di Trieste. Dietro di noi c'è il Sincrotone, perché qua siamo a Trieste. Secondo i dati aggiornati all'anno 2018-2019, l'Università di Trieste ha registrato 15.716 iscritti, di cui 56,6% donne e 73,8% provenienti da fuori Trieste e 7,6% stranieri. L'Università di Trieste ci dà con precisione i percentuali degli studenti stranieri iscritti per paesi di cittadinanza all'anno 2016-2017. 4,3% del Camerun, 3,3% del Togo e 6,2% della Slovenia. Potete completare l'informazione visitando il sito dell'Università. Oggi nel nostro programma riceviamo il dottore André Fozzo, laureato in scienze aziendali. Lui ci parlerà delle sue difficoltà e del suo percorso come studente. Godete l'intervista realizzata da Ippolite. Benvenuto nel nostro programma alla scoperta di Trieste. Oggi abbiamo con noi il dottor André Fozzo, dottore in economia aziendale. Allora, dottor André, buongiorno. Buongiorno. Ma solo una domanda, ma perché Trieste? Perché l'Italia? Allora, l'Italia perché non sono riuscito ad andare a studiare in Francia per le complicazioni burocratiche e tempo. Trieste perché ho visitato per la prima volta la città e mi è piaciuta e ho deciso di studiare qui. E successivamente ho scoperto che era una delle città dove l'università è organizzata bene e la prova sta nel fatto che abbiamo tanti centri di ricerca a Trieste, come ad esempio l'ICT per la fisica teorica, la SISA, l'area Science Park e tutti quanti altri. Dottor André, lei fa parte di tanti immigrati che abbiamo qua in città a Trieste, tanti di quelli anche che hanno saputo fare il loro percorso laureandosi, anzi vanta addirittura due lauree, una triennale e una magistrale. E ci può dire in qualche modo un riassunto di queste due lauree che ha sostenuto? Bene, allora, la prima laurea triennale in economia aziendale era la conclusione del mio percorso della facoltà di economia, che oggi si chiama Dipartimento di Economia, e la seconda era scienze aziendali, opzione gestione, che è semplicemente la conclusione della prima fase. E in economia aziendale la tematica che ho trattato come tesi era un lavoro proposto dalla mia professoressa di marketing sull'analisi dei consumi degli immigrati. Quindi come immigrato mi sono ritrovato a fare un compito non per gli immigrati ma per il sistema Italia e anche per gli immigrati, perché questa ricerca può essere utile anche per gli immigrati, nel senso che su 4 milioni e un po' più nel 2009, perché ho fatto tutta la laurea nel 2009, l'Italia aveva un po' più di 4 milioni di immigrati e l'università voleva proprio sapere se esiste un mercato, oppure se possiamo chiamare così, perché il consumo vuol dire se c'è una produzione e un consumo, quindi se c'è un valore. E la risposta era ben sì, esiste il consumo dei beni e dei servizi in Italia. Ad esempio, gli immigrati in Italia, che lavorino o no, devono almeno mangiare. Mangiare vuol dire consumare le bevande, il riso, della pasta. Hanno bisogno dei servizi. Ad esempio, l'affitto, servizi come le scuole, il trasporto, l'università, servizi medici, servizi internet ad esempio, e tutto questo genera un costo. Non esiste un servizio gratuito, nel senso che l'immigrato comunque deve spendere per avere
questi servizi o questi beni. Allora, se ho capito bene, vuol dire che l'immigrato non è solo un peso per il paese, è anche un valore aggiunto. L'immigrato consuma, crea economia, crea risorse, crea lavoro. Allora, per essere sincero, l'immigrato non è un peso per il sistema, se dobbiamo prendere l'analisi costi-bilancio, nel senso che l'immigrato prende, diciamo, riceve meno di quanto versa, perché un'analisi aveva dimostrato che gli immigrati versano 8 miliardi nel sistema previdenziale, ad esempio, e ne riceve 3, la differenza è evidente. Poi, per quanto riguarda il consumo, è un vero valore, nel senso che la gran parte dei beni che questi immigrati consumano sono beni prodotti in Italia, la gran parte. Quindi l'economia già su 4 milioni nel 2009 o 5 milioni e più nel 2018 è già un gran mercato sia per gli immigrati che per l'Italia. Se prendiamo l'aspetto delle tasse, c'è ancora un altro mercato, sia su l'IRPEF, cioè l'imposta sul reddito delle persone fisiche, perché abbiamo più di 2 milioni di lavoratori, quindi l'amministrazione finanziaria su questa categoria prende già una buona, incassa già abbastanza. Un'altra cosa, e quindi lo Stato dovrebbe anche aiutare in qualche modo all'immigrazione, un'immigrazione pulita, un'immigrazione che aiuta la gente a integrarsi, visto che è un valore abbastanza forte nel prodotto interno lordo italiano, influisce proprio di tanto. Per noi immigrati che veniamo qua, visto i numeri, lei consiglia l'immigrazione in Italia? Dipende. Innanzitutto devo rispondere alla domanda precedente, cioè se lo Stato deve fare qualcosa. Beh, certo, deve fare qualcosa. Se prendiamo ad esempio lo spazio 2002 e 2018, dove in Italia si discute ogni giorno sulla questione di immigrazione, e la politica, cioè il governo che deve decidere, prendere delle decisioni serie, magari proposte dagli esperti dell'immigrazione o da economisti e tutti quanti, dovrebbero fare qualcosa, ad esempio fare dei programmi mirati per immigrazione, investire l'investimento privato e pubblico su questa categoria di popolazione. Io vorrei capire se tu consiglieresti a un tuo compaesano, un altro straniero, un africano, di venire a studiare in Italia, e cosa gli consiglieresti di fare come percorso oppure come o sulla qualità della vita? Allora, io consiglierei a chiunque di studiare in Italia e soprattutto a Trieste. Se a Trieste trova la sua facoltà, qualità della vita in Italia sappiamo benissimo com'è, non è fra i migliori, fra i migliori, sì. Turismo, sul sistema, l'Italia è la terza economia d'Europa, quindi anche lì il sistema di piccole e medie imprese. Allora, dottor André, consiglieresti tu di essere l'Italia a un tuo giovanissimo concittadino che vorrebbe andare a proseguire lo studio all'estero? E in più, consiglieresti anche dal punto di vista della sinergia tra l'Italia e il Camerun? Se ci sono dei spunti dove uno studiando qua trova dei spunti per rientrare a impiantare le conoscenze che ha acquisito qua, perché può rientrare e avere delle basi solide, poter impiantare o poter trovare un lavoro degno nel paese proprio. Direi di sì, nel senso che se uno sta in Italia dopo la laurea non trova la possibilità di inserirsi in un'azienda, dovrebbe
pensare al suo paese d'origine. L'Italia è il paese giusto per un africano oggi per poter studiare oppure fare una formazione professionale. L'Africa ha bisogno della trasformazione delle risorse, sia per il presente che per il futuro. Chiedevo giustamente della sinergia, no? Se uno che viene qua studia, ne prende tante di quelle conoscenze che magari non avrebbe avuto quelle possibilità essendo rimasto in Africa o in Camerun particolarmente, ma trovi che questa persona ha delle capacità, troverà delle sinergie per poter impiantare magari delle aziende in Africa per far anche crescere lì l'economia. Sì. E ci sono degli esempi concreti sia a livello istituzionale che tra privati. L'esempio è questo: l'Università di Padova già collabora con l'Università di Yaoundé 1 su tante tematiche. C'è una scuola per ingegneri del Camerun dove alcuni insegnanti vengono dall'Italia. Adesso sono riusciti a trovare un laureato camerunese in Italia che insegna già una materia in Camerun per aiutare i ragazzi che sono in Camerun. Oltre a questo, la formazione professionale è un aspetto molto importante per gli africani. Quindi, questa sinergia esiste sia a livello pubblico che privato, oppure pubblico e privato. Per cui, secondo me, il paese indicato, l'unico problema all'inizio è la lingua, perché lo scambio è sempre, c'è sempre chi deve impegnarsi un po' di più per la lingua. Quindi per me è una cosa molto importante. Torniamo un po' indietro nel tuo percorso universitario. Tu come hai fatto per integrarsi con l'università italiana? Allora, il mio percorso, già dal punto di vista linguistico, all'inizio era un po' difficile, nel senso che ho dovuto già in Camerun imparare la lingua italiana. E una volta arrivato in Italia, ho fatto circa 10 mesi all'Università Pestalieri di Perugia per migliorare la lingua italiana prima di iniziare l'università. Quindi è secondo me un altro passaggio fondamentale, perché chi non ha la padronanza della lingua avrà sicuramente delle difficoltà rispetto agli italiani se sono all'università oppure in un corso di formazione professionale. Dopo tutti questi anni di università, dopo la laurea triennale, la magistrale, penso che giochi alla pari dei colleghi italiani con cui hai studiato sui stessi banchi. Però la mia domanda è questa: trovi che ci sono le stesse possibilità di trovare un lavoro dopo aver conseguito la laurea? Trovi che il mercato di lavoro è aperto a tutti, diciamo, a pari merito? No, nel senso che l'immigrato è sempre limitato rispetto all'italiano. Già l'italiano ha il suo territorio, ha la sua storia, mentre quella dello straniero è ancora all'inizio, diciamo. La laurea per un immigrato, una volta laureato, non è detto che troverà il lavoro. La pubblica amministrazione, ad esempio in Italia, non assume gli stranieri, quindi questo è già un limite legislativo. Già da ribadire che è anche difficile per gli italiani trovare il lavoro dopo la laurea, visto il momento che corriamo, però bisogna dire che è un po' più difficile per lo straniero. Sì, nel senso, se già la legge vieta allo straniero, significa che ha due ostacoli davanti a sé rispetto all'italiano. Quindi il lavoro privato sì, e lo straniero ha accesso al lavoro privato come la legge prevede, ma non è sempre garantito che la laurea lo porta a un posto di lavoro. Perché se vediamo, ci sono più di 2 milioni di lavoratori immigrati in Italia, non sono dirigenti, non sono quadri, fanno lavori poco qualificati, perché il sistema proprio è quello. Ecco perché dicevo prima che bisogna fare delle formazioni mirate
e investire per i giovani stranieri e della seconda generazione, altrimenti perderà questa opportunità. Con tutte queste difficoltà di trovare il lavoro, ribadiamo una volta ancora di più, sia per gli italiani che per gli stranieri. Quindi non è per caso un messaggio anche per dire allaghiamoci un po' nella ricerca del lavoro, magari ritornando a casa con tutto il bagaglio acquisito nel periodo universitario per poter impiantare o poter trovare un lavoro degno nel paese proprio. Direi di sì, nel senso che se uno sta in Italia dopo la laurea non trova la possibilità di inserirsi in un'azienda, dovrebbe pensare al suo paese d'origine, dove anche lui sarà nel suo territorio e avrà altri vantaggi che magari in Italia non avrà avuto. Quindi nel senso che è il momento, secondo me, allo straniero di pensare non solo allo studio per lavorare in Italia, ma al suo paese d'origine o altri paesi, perché con la globalizzazione le opportunità sono dappertutto. Quindi ognuno, secondo me, prima di iscriversi all'università deve prima sapere dove vorrebbe lavorare dopo, per sapere se il mercato del lavoro in quel luogo è aperto o meno. Nella vita studentesca penso che anche in quel periodo c'è stata la necessità di dover lavorare. Come hai potuto conciliare lavoro e università? Ah, bella domanda. Allora, la mia situazione è stata particolare, nel senso che una volta arrivato in Italia scopriamo la realtà, che quello che la televisione europea ci fa vedere in Africa non è mai quello che vediamo una volta arrivata in Italia. Prima di partire dall'Africa pensavo di trovare il lavoro il primo giorno, ma non è stata così. Ho dovuto fare lavoretti e andare a studiare, e non è un'impresa facile. Per chi vorrebbe iniziare sarebbe meglio essere concentrato su uno o l'altro, perché facendo l'università e lavorando i risultati purtroppo non sono ottimali rispetto a chi si concentra solo sullo studio. Mi dici già che è un po' un ostacolo lavorare studiando nello stesso tempo, per chi magari non ha genitori qua da appoggiarlo? Sì, è un'impresa molto difficile, come ho detto, perché una volta uno si iscrive all'università, l'università ha un costo, ci vuole tempo, ci vuole impegno, mentre se la stessa persona lavora è chiaro che le energie per uno e l'altro non saranno sempre maggiori e il risultato di conseguenza incide. Quindi sono le cose da valutare all'inizio. Dottor André, ti trovi di fronte a un studente, diciamo, prima matricola, straniero, africano, appena arrivato in Italia. Che consigli gli daresti per portare a termine i suoi studi? Il mio primo consiglio sarebbe di studiare giorno e notte e laurearsi il prima possibile, perché una volta che non avrà più lo stimolo, perché lo straniero arriva qua affrontati problemi, a volte tanti non finiscono l'università proprio per queste difficoltà, non c'è la famiglia, non ha lavoro, non ha a volte soldi sufficienti per mantenersi e si ritrovano né studente né lavoratore e il tempo passa. Quindi il consiglio è concentrarsi già dal primo giorno allo studio, incontrare qualsiasi docente della sua facoltà per il ricevimento, incontrare magari chi ha già fatto lo stesso percorso per avere consigli veri per poter laurearsi in tempo, e non sottovalutare le alternative, cioè la formazione professionale. C'è chi inizia l'università e dopo un anno capisce che non è fatta per sé, bisogna cambiare strada, non c'è solo l'università. Magari
andando negli istituti che organizzano i corsi di formazione? Sì, per poter prendere le informazioni in tempo, per vedere, per valutare le possibilità e opportunità. Le possibilità e opportunità. Quindi ribadiamo qua che l'università non è sempre la via maestra, sicuramente è un percorso abbastanza nobile, però ci sono anche dei mestieri da imparare, tanti di quei mestieri che anche in Africa non hanno ancora preso il volo, quindi il decollo, quindi uno imparando questi mestieri qua in Africa può fare fortuna. Direi di sì, che l'Italia, come dicevo, è un paese industrializzato. E per fortuna non è detto che uno sarà ingegnere prima di fare un lavoro tecnico, ci sono dei corsi mirati per chi vuole essere un tecnico, dipende da quanto è disponibile e da cosa richiede il mercato. Per un africano, come ho detto, è il paese migliore per fare questi corsi, ma la gran parte di questi stranieri immigrati, soprattutto africani, è il paese migliore per fare questi corsi, ma la gran parte di questi stranieri immigrati, soprattutto africani, non sa che c'è questa possibilità o queste opportunità. Dottor Andrea, di Trieste, la città che ti ha accolto penso già dal 2002-2003 se non mi sbaglio, cosa è la cosa che ti ha mancato di più? La città di Trieste è particolare, già la sua bellezza è particolare, perché vedere le montagne, il mare, un castello che ha tanti anni, anzi almeno due castelli, cioè quello di Miramare, quello più famoso, quello di San Giusto, che ha un'architettura proprio in centro città, e su una collina diciamo. E ci sono quelli che pensano che i cittadini triestini siano più o meno chiusi, ma io che vivo qua da anni bisogna conoscerli, perché loro prendono il tempo per studiare con chi comunicare. E la vicinanza con altri paesi come la Slovenia, la Croazia, l'Austria, perché in 50 minuti si arriva in Croazia, 20 minuti si arriva in Slovenia, un'ora e 30 si mette un melting pot culturale, quindi, praticamente. Sì, ci ritroviamo, quindi chi vive qua dopo 2-3 anni riesce a creare il suo mondo dove trova il suo conto e si diverte abbastanza. Questo è un aspetto da non sottovalutare. Ma e cosa ne pensi di questi giovani che nascono uno giorno dopo giorno, che sarà la seconda generazione di africani, quelli arrivati qua già da tanto tempo? Come vedi il loro futuro qua in questo contesto triestino che è già pieno di tanti altri paesi confinanti con tutte queste diversità? Ancora una domanda difficile. Io non sono amministratore pubblico o locale, ma questa domanda secondo me sarebbe meglio se la facessimo a un amministratore come un sindaco, governatore della regione, perché la seconda generazione avrà tante difficoltà se a livello nazionale non ci sono leggi chiare che definiscono come ognuno sarà inserito. Torniamo sempre nella questione immigrazione. Se uno qua nasce e non conosce niente del paese dei genitori, quindi lui nella sua testa pensa di essere triestino o italiano diciamo, ma lo Stato non gli consente magari dopo 18 anni di riconoscere anche come un italiano a livello legale, e lui nella sua testa domani se va a vivere nel paese dei genitori anche lì avrà mille problemi, perché non sa niente di quel paese pur essendo il paese dei suoi genitori, perché è nato in un altro luogo, parla la lingua di quel luogo, conosce la storia di quel luogo. Quindi cosa posso dire? Che questi... Secondo me, io penso che loro sono già ben inseriti, non hanno problemi di inserimento, io direi, perché penso già facendo l'asilo
come tutti gli altri bambini italiani, facendo la scuola mattina, facendo le primarie, mangiando pasta al pesto, mangiando la iotta, mangiando tutto quello che mangiano i sottrestini. Penso che fu inserimento di questo non ci può essere. Questo è vero, da quel punto di vista loro non hanno nessun problema, anzi parlano italiano meglio dei genitori, questo è dimostrato. Però sul percorso di integrazione per il futuro, se per legge lui come con il suo compagno di classe italiano non hanno i pari diritti, è già un limite per lui, quindi domani potrà perdere una possibilità. Magari c'è un concorso a 15 anni, una gara in una competizione sportiva, lui se dice, se l'allenatore nazionale vuole un atleta a livello, e se lui si ritrova a Trieste 14 anni, bisogna vedere ma di che cittadinanza è. Questo è un limite. Può essere la stessa cosa per il lavoro. Quindi tu ammettiamo, supponiamo, anche se la cosa non accadrebbe, che lei amministratore triestino o della regione, cosa faresti per questi bambini, ragazzi, ormai quando saranno e adulti diventeranno, che sono della seconda generazione? Io chiederei di applicare per esempio la legge Ius Solis, che il Parlamento da anni canta che bisogna fare ma non fanno. Così almeno si risolve un problema per quelli della seconda generazione. Voi già grandi, posso dire quasi italiani, perché da 2002 qua a Trieste, voi camerunesi, come vivete la vostra quotidianità? Come vivete il vostro vivere Trieste? Come la passate? Dipende da dove ci incontriamo. E ci alziamo, ci ritroviamo in gruppi diversi, sia gruppi non chiusi, spero. No, non chiuso, cioè può essere un gruppo religioso, cioè ci ritroviamo nella nostra parrocchia, nella nostra chiesa di domenica cantando, o un gruppo sportivo, o un'associazione per parlare dell'interesse culturale pubblico del Camerun, in Italia e tutto quanto. Dove ci partecipano anche altri ragazzi di altre nazioni, italiani e anche altri africani e anche sudamericani, direi. Sì, nel nostro gruppo sportivo ad esempio, a calcio ad esempio, è proprio multiculturale, perché è possibile avere più di 6 paesi che si ritrovano, e a volte partecipiamo a delle gare organizzate sia dalle squadre italiane o da altre squadre straniere che invitano cittadini di altri paesi, quindi a livello sportivo siamo molto, direi, soddisfatti. Quindi a livello nel campo sportivo si può prendere quello come un esempio alla coesione, alla multiculturalità e anche il modo di vivere insieme, proprio partendo dallo sport per determinare come si può vivere tutti insieme anche essendo diversi. Io direi di sì, lo sport è sempre un elemento di integrazione, perché basta partecipare, proporre e accettare, ricevere. Quindi per me lo sport resta e rimarrà uno strumento di integrazione e di divertimento per tutti. Contatti tanti argomenti, tra quali immigrazioni, economia, l'Africa e la seconda generazione. Ma oggi per concludere, secondo lei, che ha vissuto tanto tempo qua a Trieste, cosa è che può portare da Trieste per l'Africa? Allora, la mia esperienza di Trieste mi insegna che le possibilità ci sono, ma non per tutti, per cui penso all'Africa, non perché sono africano, perché tanti studi oggi dimostrano che l'Africa è il continente del futuro, e lo dico con rammarico, perché tanti africani non sanno il diamante, tra virgolette, le montagne, il mare, in Europa, il castello che aprire loro il diamante facilmente, mentre altri stati come Italia,
Francia, Germania, Cina stanno andando in Africa proprio per creare valore. Quindi il mio desiderio sarebbe anche anch'io tornare in Africa piano piano per cercare di prendere una fetta della torta. Allora, a parte il tuo campo, l'economia che hai studiato tutti questi anni, qual è la cosa che secondo te, che magari hai visto qua a Trieste, qua in Italia, che sarebbe una delle cose che potrebbe fare proprio decolare l'economia, non parlando soltanto dei numeri oppure di statistica, anche dal punto di vista di salute, di educazione? Cos'è la cosa che potresti veramente importare e dire sì, questa cosa sicuramente potrebbe far cambiare l'Africa? Allora, l'Africa è un continente da costruire. Se prendiamo il mondo della ricerca, l'Università di Trieste, l'area di ricerca, la SISA, l'ICTP, con tutti questi istituti si può già, sia a livello teorico, concepire progetti per i giovani africani in Africa o con lo scambio tra Africa e l'Italia. Io prendo l'esempio della medicina, ad esempio. Si può organizzare dei corsi anche a distanza per loro, per migliorare il sistema sanitario di tanti paesi africani. Si può creare, adattare dei prodotti in Italia per l'Africa. Si può creare delle imprese, sia in joint venture, sia con la fusione di quelle che esistono già in Africa, o partendo anche da zero, perché tutto è da fare, tutto è da fare. Ci sono tante opportunità sia per africani che anche per gli stranieri, cioè vuol dire italiani, francesi e tutto quanto. Basta vedere quello che avviene nel campo. Grazie. Ringraziamo il dottor Fuzio André per tutto questo scambio molto costruttivo che abbiamo avuto oggi e gli auguriamo tutto il migliore per il futuro. Grazie dottor André. Grazie a voi. Spero vi è piaciuta. Arrivederci presto per una nuova puntata. Perché qua siamo a Trieste.